Un protocollo d'intesa è stato siglato tra la Guardia di Finanza e il Comune di Chieti. L'accordo, triennale e rinnovabile, ha come obiettivo il supporto concreto a tutte quelle attività di contrasto alle percezioni di somme erogate nel settore delle politiche sociali. Una cooperazione a tutela del bilancio pubblico statale e degli enti locali, col fine di garantire una equa distribuzione. Affinché le erogazioni, soprattutto in campo sociale, di benefici avvengano nella trasparenza più totale, affinché appunto i reali beneficiandi di queste facilitazioni siano tutti raggiungibili e raggiunti. L'accesso a queste risorse ci sarà previa presentazione di apposita documentazione ISEE. Trattandosi nella maggior parte dei casi di autodichiarazioni, l'accordo va a rinforzare il sistema dei controlli al fine di contrastare chi, attraverso raggiri o false dichiarazioni, tenti di beneficiare delle misure di aiuto sociale. In questo caso i finanzieri avranno la possibilità di accedere rapidamente a dati e notizie al fine di individuare eventuali contraddizioni. Dovessimo riscontrare la sussistenza di un'illecita percezione di quel beneficio, avviare la procedura attraverso la segnalazione al Comune del recupero, reintegro di quelle somme da un lato e dall'altro la segnalazione dell'illecito beneficiario di quelle somme alla Procura della Repubblica. Il nostro obiettivo sarà proprio quello di evitare che si possano annidare tra i vari richiedenti i cosiddetti furbetti. Negli ultimi anni le fasce di svantaggio economico sono cresciute a dismisura. Il Comune, con l'utilizzo dei fondi Covid prima e degli aiuti TER nella seconda ondata della pandemia, è intervenuto cercando di non far pesare questa situazione. In quel caso ci fu un vero e proprio assalto e così si è provveduto ad aprire un'apposita procedura.